Professore, io le volevo chiedere come spiega il successo del movimento di Grillo in rete e poi come partito politico? Ci sono due ragioni. Una è che Grillo si pone assolutamente all'opposizione di un modo d'essere della politica che in questi anni ha squalificato la politica stessa e quindi intercetta una reazione diffusa. In secondo luogo perché arriva direttamente attraverso lo strumento della rete. Detto questo, non tutto ciò che Grillo riesce a far arrivare a sé come consenso è qualcosa che può essere apprezzabile per il modo in cui tante volte viene raccolto, perché se io vado in Lombardia e dico no, sono contrario a che i figli degli immigrati nati in Italia abbiano la cittadinanza e vado in Sicilia e dico che la mafia non è il vero problema, è chiaro che in questo modo il consenso lo raccolgo con la rete o senza la rete. Secondo, l'uso, quando la rete, strumento da lui stesso sottolineato come democratico, viene usato in modo autoritario dicendo chi mi ritiene antidemocratico se ne vada via, qualche problema nasce. E le chiedo solo un'ultima cosa, lei ha parlato di reputazione e qualcuno parla di partiti dinosauro. Lei dice che c'è una correlazione, in Italia c'è... Ma sono due cose un po' diverse, partiti dinosauro ce ne sono stati, ce ne sono, e alcuni proprio per questo motivo si sono estinti. Quindi credo che forse l'era dei dinosauri sta finendo. E l'altra questione che mi hanno posto... È reputazione. La reputazione. La reputazione è un problema di tutti, dinosauri o appena nati.